Lui si chiama Alessandro Bruni, è uno scrittore. È un romanzo chiamato appunto Killing Rock Revolution, ambientato diciamo a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70, dal 69 al 71. Tanto per cominciare a capire di che si parla, chi di voi conosce il Club dei 27? Ecco, il Club dei 27 è, tra virgolette, un club di artisti, non solo musicisti, che hanno avuto la malaugurata idea di passare all'altro mondo a 27 anni. Tra cui, per dire, Amy Winehouse, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, i primi nomi che vengono in mente. Questo non è esattamente, chiaramente non è un libro suo che parla del Club dei 27, chiaro. Però è qualcosa che, tipo, questo riferimento al Club dei 27 può dare un'idea abbastanza precisa di quello che troverete qui. Se volendo analizzare il titolo, Killing Rock Revolution. Rock, si parla di rock, quindi di musica, di concerto che iniziava a venire fuori proprio in quegli anni, fine anni 60, inizio anni 70. Revolution, dall'idea appunto di rivoluzione, la rivoluzione un po' del rock, magari iniziata già dagli anni 60, con i Beatles, eccetera. Killing, e killing è l'elemento aggiunto che il nostro autore ha pensato di metterci, killing, uccidere, perché c'è qualcosa che ha a che fare con qualcosa che vuole impedire appunto che ci sia questa rivoluzione del rock. Ascoltando anche i dischi che mi avevano lasciato ragazzi più grandi di me, ho cominciato a innamorarmi della musica degli anni 60 e degli anni 70. E pian piano capisci che poi in realtà quello non è solo un periodo musicalmente di grande creatività, lo è stato sotto tanti profili. E il mio desiderio appunto era quello di entrarci dal punto di vista narrativo con una storia che prendesse spunto da quegli aspetti meno chiari, diciamo più misteriosi, o meno comunque così definiti, che riguardavano alla fine appunto di alcuni personaggi noti a tutti, morti in circostanze sicuramente, come abbiamo detto, misteriose, e su cui peraltro le cosiddette, chiamiamole, indagini, rituali che avrebbero dovuto esserci, in realtà si sono, come dire, concluse molto in fretta. E mi interessava anche ripercorrere un pochino quegli anni, in particolare dal 69, che è poi, come dire, l'anno nel luglio del 69 muore Brian Jones dei Rolling Stone, diciamo. Da lì partono una serie di decessi, insomma, significativi, personaggi, diciamo, di punta, delle band proprio più in vista. Questo periodo, diciamo, si trascina poi fino al 1971. E sono comunque anni particolari, anche perché si entra in quello che è il periodo più caldo di quello che poteva essere la contestazione che era esplosa nel 68 e che si stava comunque propagando, trascinando con tutta la problematica poi legata alla guerra del Vietnam. Bisogna sempre ricordare che, diciamo, le situazioni anche a livello culturale, oltre che musicale e sociale, che trascinavano un po' tutto l'ambiente, erano quelle chiaramente di lingua anglofona, quindi parliamo degli Stati Uniti e dell'Inghilterra, dove la protesta era più forte per gli Stati Uniti rispetto a quello che era l'establishment del momento. Tra l'altro, diciamo, fino al 68 viene eletto Nixon, la guerra del Vietnam è già iniziata, c'è una situazione comunque sociale veramente esplosiva, su cui la musica rock in qualche modo sta mettendo contro. Sì, in qualche modo si incunea, perché dal punto di vista sociale tutto questo è già cominciato, è già partito, ma
si incunea e ne diventa in qualche modo una sorta di cassa di risonanza, cioè il rock riesce ad amplificare in maniera ulteriore e probabilmente ancora più fastidiosa, per quello che è il potere precostituito, quello che potrebbe essere appunto tutto il movimento giovanile, diciamo.